Una delle cose che noto di più quando ho lezione con i miei studenti è la loro difficoltà a chiudere una conversazione. Molte volte non sanno che cosa dire se non ok, ciao o qualcosa del genere. Per questo motivo mi è venuto in mente che sarebbe carino darvi alcune, diciamo, alternative per chiudere una conversazione in italiano. Questo può essere molto utile, per esempio durante un meeting o una riunione di lavoro con colleghi o clienti. Quindi vediamo insieme alcune frasi che potete utilizzare in queste situazioni. La prima frase, per chiudere una riunione, è una sorta di ringraziamento. Vediamo un esempio. Grazie per avermi dedicato il tuo tempo. È stato bello parlare con te. La seconda frase, invece, può essere utilizzata quando vogliamo interrompere un incontro perché magari dobbiamo andare o siamo di fretta. Quindi vediamo insieme come dirlo. Cosa ne pensi se continuiamo questo incontro la prossima volta? Un'altra frase che possiamo utilizzare sempre nella stessa situazione, ovvero quando dobbiamo interrompere un meeting o una riunione perché dobbiamo in qualche modo andare via, è questa. Scusami, devo andare, ma grazie mille per il tuo tempo. Un'altra alternativa che si può utilizzare è questa che vi dico adesso. Molto utile, per esempio, se dobbiamo lasciare o dobbiamo finire una riunione perché abbiamo un'altra chiamata o un altro impegno. E scusa se ti interrompo, ma possiamo continuare un'altra volta? Ho un'altra chiamata in arrivo. L'ultima frase che si può utilizzare per chiudere una riunione o un meeting in italiano è questa qua. E questo è tutto. A meno che tu non abbia domande, possiamo finire e sentirci la prossima settimana. Perfetto, e ora una domanda per voi. Conoscete alcune frasi che si possono utilizzare per finire una chiamata o una riunione con i colleghi o clienti italiani? Scrivetela nei commenti e sarò felice di rispondervi. Perfetto, siamo arrivati alla fine di questo video. Grazie mille per avermi seguito e una cosa molto importante. Iscriviti al mio canale YouTube Italian with Simo per ricevere tutti gli aggiornamenti ogni volta che pubblico un nuovo video, così da non perderlo. A presto, ciao!